Ciao a tutti amici di Verde Maria. Allora, video brevissimo, vorrei mostrarvi un poco quelli che sono stati i miei acquisti verdi di febbraio. Naturalmente si tratta di alcune piccole piante fiorite, insomma, agli angoli di molte strade è possibile trovarle in questa stagione perché sono le piante e soprattutto sono i fiori che vanno per la maggiore. Allora, ve li mostro immediatamente. Si tratta, eccole qua, vediamo la prima. Avete già riconosciute, sono naturalmente le primule. Vedete, ve ne mostro un'altra. Io ovviamente mi devo chinare perché ho la sedia qui accanto dove li ho appoggiati, vedete? In realtà ne ho prese quattro. Ho preso due primule, una, questa è fucsia, questa è viola, una è rossa. Non so in effetti che cosa gli è successo nell'arco di 24 ore perché insomma i fiori sembrano un po' appassiti. Non so perché anche una foglia si è ingiallita praticamente alla velocità della luce. In realtà le ho tenute fuori, non so perché si sia manifestata questa cosa. Comunque, e poi qui alla mia sinistra ce n'è un'altra molto bella gialla. Mi sono accorto che questo fiore fa anche un delicatissimo profumo, un po' agrumato, ma proprio davvero davvero molto 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 delicato, si sente appena. Allora, io voglio provare a rinvasare queste piante in un bel contenitore di terracotta o in tanti piccoli vasi di terracotta. Perché diciamo che a me piacerebbe che queste piantine durassero più a lungo rispetto a quanto non accade se dovessi tenerli nei loro vasi, vedete, nei loro vasi di plastica. Voglio capire che tipo di piantaia, io non l'ho mai, in effetti in passato qualcuna l'ho comprata, però mi moriva praticamente nell'arco di 15 giorni, per cui voglio provare a trasformarle in piante un po' più durature. Vi mostro anche altre due piantine che ho comprato, si tratta di due ranuncoli sui quali farò naturalmente il video, credo che farò anche un video su queste, quindi ve ne parlerò in maniera un po' più specifica. Ranuncoli, vedete, ve li mostro, e sono questi qui gialli, molto belli, vedete, in realtà tutto potevo pensare non che si trattasse di ranuncoli, però praticamente esistono anche questa varietà così a pompon. Se così si può definire. Allora, questi due ranuncoli, più le altre, quattro primule che vi ho fatto vedere prima, le ho comprate, per soli 5 euro. Quindi, insomma, un prezzo davvero, economico. Le ho prese da un ambulante tutte queste piante, all'angolo di una strada. E ho risparmiato perché nei centri commerciali credo che piantine di questo tipo costino sui 90-95 centesimi. Invece queste, insomma, le avrò prese, facciamo un pochino i calcoli, circa 70 centesimi, non sono proprio bravissimi in matematica. Comunque 5 euro 6 piantine non è davvero male. Però adesso vi mostro il pezzo forte perché insomma con altri 2 euro ho potuto acquistare, ve lo mostro immediatamente, eccolo qua. Con soli 2 euro, pensate un po', ho acquistato questo bel geranio color corallo. È abbastanza grande come pianta, è ben sviluppata, è molto bella, vedete? Cerco di mostrarvela anche in questo modo, così anche ho paura che cada un po' la terra. Però ve la mostro in questo modo per farvi capire che si tratta di una pianta ben sviluppata. Quindi soli 2 euro per questo geranio, ce n'erano di diversi colori. Io ho preso questo rosso corallo perché una volta avevo un geranio di questo tipo, rosso corallo, che insomma ha vissuto per circa 5 anni, poi non so che cosa gli è capitato ed è morto, per cui diciamo mi è rimasto un po' così in gola, sono rimasto un po' col magone, quindi quando ho visto un geranio di questo colore ho deciso di acquistarlo. Vedete, mi piace anche il fatto che le foglie abbiano questa screziatura, abbiano questa maculatura, se così si può dire, di un colore abbastanza scuro, è una sorta di rosso mattone. Per cui, insomma, il prezzo è stato davvero conveniente. Io credo che in un centro commerciale, o comunque in un vivaio, una pianta come questa, insomma, costi almeno 2,50 euro, se non addirittura 3,50 euro. Per cui ho deciso di prenderla immediatamente. Anzi, se mi capiterà di nuovo di vedere quest'ambulante che ha sempre piante molto belle, mi fermerò ancora una volta per fare degli altri acquisti. Detto questo, impugno nuovamente una delle mie piantine e vi saluto. Vi farò sicuramente un video sulle primule e uno sui ranuncoli, perché insomma quello sui ranuncoli mi è stato richiesto. Niente, con questo passo immediatamente a salutarvi. Mi raccomando, iscrivetevi al mio canale, continuate a seguirmi sul web e sulla mia pagina Facebook. Ricordatevi sempre Verde Mania. Ciao!